Bentornati sul canale YouTube di CiroLaneMagazine.it, io sono Luca Figini e oggi sono in compagnia di Mauro Fabri, ciao a tutti. Ciao, bentornati. Oggi abbiamo una super esclusiva, una super anteprima, anzi, più È precisamente. arrivata veramente calda calda in redazione pochi minuti fa e ve la presentiamo subitissimo. È lo Z30, ovvero il nuovo BlackBerry di fascia alta, perché il posizionamento di prezzo. Poi ve lo comunicheremo in via ufficiale, perché in questo momento i prezzi sono ancora in fase di definizione, però è intorno ai 599 e questa è la scatola, si è riconosciuto perché c'è scritto Z30 e va a fare il pari con i BlackBerry basati sul sistema operativo S10 che sono già in commercio, ovvero lo Z10 che è stato il primo, il Q10 che è stato il secondo con la tastiera QWERTY e E poi il adesso abbiamo lo Q5. Z30 che anche Esatto. nel packaging si vede essere un dispositivo curato e di qualità e di livello elevato. Allora, dunque, questo è il quarto BlackBerry con OS 10.2 che è in arrivo da gennaio, quando BlackBerry, anzi, da quando BlackBerry ha annunciato OS 10.2, è il quarto in pochissimi mesi, quindi sta accelerando l'azienda canadese. Ve lo facciamo vedere, l'unboxing l'abbiamo appena ricevuto, tant'è vero che lo smartphone ha ancora tutte le plastichine, proprio è nuovissimo, non ancora Tu intonso. sai che io mi diverto tantissimo, sto a togliere le plastichine, è una delle cose più belle del Cioè, mondo. tu passi le serate a Io passo le togliere. serate a togliere le Non hai plastichine. molto No, ho una di. vita sociale assolutamente E magari anche a disgraziata. scoppiare la carta bolle. Scoppia la carta bolle, mi piace tantissimo. C'è anche l'applicazione, lo sai. Va bene, questo è lo Z30. Caratteristica fondamentale di questo smartphone basato su OS 10.2, quindi la nuova release del sistema operativo BlackBerry OS 10, che ha numerose novità. Poi faremo un approfondimento sulla nuova versione del sistema operativo, però intanto sappiate che la 10.2 è il primo che arriva con già installato 10.2, tutti gli altri i smartphone, quindi Z10, Q10 e Q5 saranno aggiornati di conseguenza. Alta caratteristica, il display è un phablet, perché È un bel display da 5 pollici, un da 5 Super pollici. AMOLED con una risoluzione di 1280x720 pixel, quindi diciamo una qualità di visualizzazione sicuramente adeguata a rispondere anche a esigenze, come dire, di utilizzo multimediale. E poi la densità sono 294 ppi, quindi qualsiasi densità di pixel si avvicina al 300, noi la consideriamo, soddisfacente. Sì, insomma, vado avanti con l'unboxing perché c'è il telefono, poi ci soffermiamo nelle caratteristiche. Nella scatola, solito manualetto, io credo non ne ho mai aperto uno. È sempre così. Poi gli italiani sono specializzati a non leggere manuali. Cuffia, auricolari stereo con microfono e comando di viva voce integrato, cavetto con porta micro USB. E luce in fondo l'alimentatore. Perché? Perché va alimentato, ovviamente, va caricata la batteria. La batteria è 2880 mAh, queste sono le specifiche che mi ha dato BlackBerry poco fa, e garantiscono un'autonomia in pieno regime, quindi utilizzando il telefono, tenendo attivi i contatti, usando l'email, navigando, fino a 25 ore di piena operatività. È Quindi, importantissimo perché comunque ricordiamoci che il BlackBerry nasce per utilizzi business e quindi arrivare pienamente con un telefono pienamente operativo a fine giornata è il requisito minimo. esatto, senti, Mauro, vogliamo dare le altre caratteristiche tecniche, quindi Sì. dimensioni e tutto il resto, intanto vi faccio vedere com'è fatto. Allora, il telefono, come abbiamo detto, è un phablet, misura 140,7x72x9,4 mm. Diciamo che le dimensioni sono generose, ma l'ergonomia è ottima, è sottile, quindi non richiede, come dire, un aggravio nella maneggevolezza. Pesa 170 grammi, quindi è un telefono che sia nella tasca della giacca piuttosto che nella tasca dei pantaloni, si fa trasportare abbastanza agevolmente. La capacità, infatti adesso abbiamo aperto e vediamo l'alloggiamento per la micro SIM, oltre che per la micro SD. Infatti, ti stavo dicendo, la capacità di storage del telefono sono 16 GB integrati, 2 GB di RAM e poi appunto può essere espansa tranquillamente utilizzando schede micro SD. La fotocamera è una fotocamera da 8 megapixel,
quindi siamo in una media abbastanza ormai consona a molti dispositivi di fascia alta. Grazie a questo dispositivo il telefono è in grado di ripetere video in Full HD 1080p, quindi anche per quanto riguarda il girato di clip e di filmati non è assolutamente secondo a altri dispositivi. Ti concludo la descrizione in questo modo. Allora, sulla scocca si trovano il bilanciere per il volume e il tasto d'accensione nella parte superiore, il bilanciere per il volume nella parte destra. Nella parte sinistra ci sono la porta micro USB e la porta HDMI, e poi sulla parte superiore, oltre al tasto d'accensione, il jack da 3,5 mm. Il tasto centrale in questo posto, nella parte destra, nel bilanciere del volume, permette un tasto action, come lo chiamano loro. Nella fattispecie permette di attivare alcune funzioni e si può comandare, configurare una volta acceso. Vi do altre caratteristiche di base che mi hanno comunicato. Ci sono 4 altoparlanti stereo. Io ho provato nella demo prima fatta con i manager BlackBerry qualche ora fa, si sente piuttosto bene. Non solo, la porta HDMI collegata a un proiettore permette di visualizzare sul televisore o su un proiettore esattamente la stessa interfaccia che si vede sul display, e per esempio è utile per vedere i film e i video, data anche la compatibilità nativa con i formati Xvideo di VX, quindi i formati che tipicamente si trovano in internet. Luca, adesso, tanta potenza hardware, da che cosa è animata? Il processore che cos'è? È animata dal processore Qualcomm Snapdragon S4 Pro dual core a 1,7 GHz. Allora, non è un quad core, però l'ottimizzazione fatta con il sistema operativo e la forte concentrazione software che BlackBerry ha voluto profondere in questo telefono permette tempi di risposta bassissimi. Io l'ho provato a vedere, chiaramente come in tutti i sistemi BlackBerry OS, anche in questo caso ci sono due movimenti di base, dal basso verso l'alto per attivare l'hub e lo swipe per muoversi all'interno dell'applicazione, delle schede. La scelta di gestura assolutamente originale rispetto ai sistemi operativi della concorrenza è molto interessante, molto piacevole anche nell'utilizzo. Adesso vi facciamo vedere, dopo vi salutiamo perché questo è un unboxing, poi faremo un approfondimento, però la prima accensione, e come vedete è ancora completamente da configurare, cioè sta ancora attivando le primitive, sta facendo le prime operazioni di inizializzazione. Fra un po' vedete che mi chiederà le configurazioni iniziali, quindi email, idioma, le italiano, reti, eccetera, le reti. Reti, giustamente ci stanno dimenticando, oltre a Wi-Fi e Bluetooth è LTE, quindi proprio già sia le reti 4G di nuova generazione, sia chiaramente al UMTS, quindi al 3G UMTS HSPA. In realtà era già configurato, io non l'avevo ancora acceso, ma è stato dato così, era già configurato, ha già rilevato Vodafone, quindi ha già configurato la mia scheda Vodafone, questa è la mia scheda di test, e trovo già installato qualche applicazione. Notate due cose solo: l'ampia visuale, che è molto più ampia rispetto agli altri. Questo cosa permette? Permette, quando io digito, di avere una tastiera superiore. Io aggiungo un contatto, volevo solo far vedere la tastiera, aggiungo un contatto email. Diciamo che è stata pensata per non deludere l'utente tradizionale BlackBerry, che ha sempre preferito la tastiera fisica, o perlomeno avere una versione touch che abbia per funzionalità caratteristiche molto molto simili. Non riuscivo a configurare ancora tutte le cose, ve l'ho detto al primo accensione, però insomma questa è la dimensione della tastiera. I tasti sono decisamente generosi, sì, e ben distanziati. Il display da 5 pollici alla fine dà un'area di operatività della tastiera paragonabile a quella del Q10. Sì. E con la tastiera predittiva di BlackBerry, che è una delle migliori, come ha già dimostrato Z10 nel riconoscimento delle parole, poi vi dirò come funziona utilizzandolo, però io ho delle grandi aspettative su questo telefono, in modo particolare perché io uso molto la tastiera per comunicare. Chi è un patito della messaggistica può sicuramente col display da 5 pollici avere vantaggi superiori da BlackBerry OS 10.2. L'ultima cosa, ci è stato garantito che a breve, quindi è tempo di giorni,
Arriverà BlackBerry Messenger, quindi sistema di messaggistica, di chat di BlackBerry, anche su Android e iOS. Questa è un'anteprima che vi diamo. Non ci è stata data una data, però ci è stato detto che è questione proprio di giorni, quindi magari addirittura per ottobre, se non i primissimi di novembre, si potrà scaricare dallo store di Apple e da Google Play l'applicazione BlackBerry Messenger per iOS e Android. Direi che ci siete tutto per Direi che a questa questo anteprima. punto andiamo assolutamente a provarlo. Salutiamo gli amici di Cellulare Magazine. E a presto sul canale YouTube nostro di Cellulare Magazine da Luca. E da Mauro, ciao a tutti. Ciao, a presto!